Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente siamo di nuovo qui insieme e come avrete letto dal titolo sarà un video week in outfit, però un po' vlog come al solito, come tutti i miei video. E sarà anche particolare perché non inizio da lunedì, ma oggi è mercoledì e vi farò vedere fino a mercoledì prossimo tutti i miei look. E stamattina ho fatto lezione qui da casa perché essendo stata a Parigi 2 settimane fa, non so, dipende da quando vedrete questo video. E se mi seguite su Instagram e su TikTok lo sapete, ho dovuto recuperare un sacco di lezioni che avevo perso e ne ho ancora un po' arretrate perché sono tipo lezioni da 3 ore che mi distruggono. Quindi nulla, a parte questo, stamattina come vi ho detto ho fatto lezione e ora devo andare a rifarmi le unghie perché sono pietose, raga, fanno paura. Meno male che non le metta a fuoco e che si rifiuta perché... Vabbè, comunque fa niente, fidatevi sulla parola perché si vedono anche da lontano che fanno pietà. E niente, mi sono vestita in un modo in cui mi sono vestita anche quando ero a Parigi perché mi piace molto questo outfit. Ora vi faccio vedere. Non so bene come fare le inquadrature per questo video, però mi sa che torneremo al caro vecchio specchio perché è la cosa più comoda e almeno c'è una luce, spero, decente, visto che... Il tempo fa sempre più schifo. Tra l'altro mi sa che mi si è rotta pure la videocamera, quindi continuo a tagliarmi la testa perché lo schermino non si gira più. Partiamo dagli accessori che sono quelli che in realtà ho sempre indosso, non li cambio quasi mai. Gli orecchini sono questi qui. Li ho presi su Asus e pensavo fossero un po' gnè, ma in realtà sono super pesanti e fatti abbastanza bene. E sono talmente pesanti che dopo un po' mi fanno male. A una certa devo toglierli e li butto nella borsa. E nel set c'erano anche più grandi, però più grandi mi sembrano un po' too much. E come collana ho sempre indosso questa qui, che spesso mi chiedete, è di Vivienne Westwood. Bellissima, la tengo sempre indosso, sbagliatissimo al look vero e proprio. E appunto ho questo maglioncino che è molto carino di Bershka. L'unica cosa è che è aperto qua, non ci sono bottoni per chiuderlo, quindi fa un po' freddo, ma siccome devo andare solo a rifarmi le unghie e quindi non starò in giro, va benissimo. Ha questo dettaglio pelosino molto morbido che però potete anche togliere perché ha i bottoncini. Come pantaloni ho deciso di abbinare questi qui, sono di Opolli. E vi ho fatto anche un video haul a riguardo. L'unica cosa è che mi andavano lunghissimi. Anche per quanto riguarda il cavallo del pantalone, era super lungo, quindi li ho fatti accorciare. Una cosa che non mi piace, che non so se si nota, è che si vedono le tasche, cioè sono un po' trasparenti. Ce li ho anche azzurri. Ok, ricreiamo in toto il look che avevo a Parigi. Questa era la borsa che indossavo, marrone. Perché riprendeva i dettagli di questo bandeau, mi pare si chiami così, bandeau, e però oggi non lo useremo perché mi sembra un po' too much per andare a rifare le unghie, ma userò solo la borsa. Come scarpe metterò queste qui che ormai sono distrutte, ma sono comodissime. E adesso vi faccio vedere indossato anche il cappotto che mi avete chiesto quando, sempre quando ero a Parigi. Non è caldissimo, però mi piace un sacco come sta indosso ed è di H&M dell'anno scorso. Vedete, ha questo dettaglio che rimane un po' così sulle spalle. In realtà è un cappuccio che potete anche tirare su. E poi appunto la borsa. Ma ieri sono andata a mangiare la pizza e l'ho sporcato di pizza. Bene, perché non so mangiare. Come vi ho detto prima, sono andata a fare le unghie, sono tornata a casa, ho pranzato e ve lo faccio vedere. Non si vede niente. Ho deciso di fare questa French rossa. Ci vediamo domani con il prossimo outfit. Giovedì, giorno numero 2. Ora vi faccio vedere che cosa ho scelto per oggi. Devo andare semplicemente a fare lezione, quindi easy. Però questa cosa di video, visto che mi sono segnata un po' gli outfit, mi aiuta. Così al mattino non ho l'ansia di non sapere cosa mettere, ma ho tutto già organizzato. Allora, vi faccio vedere prima i capi così e poi li indosso. Ho scelto questo maglioncino bianco di Missguided, che è molto semplice, ma che tiene molto caldo. Poi questi pantaloni qui di Mango, che sono dei mom jeans, e mi piace un sacco questo modello, anche perché vedete, è tagliato così in fondo, non l'ho tagliato io per una volta. L'unico difetto è che ha tutti questi bottoni qua sul davanti e non fitta benissimo, diciamo. Però uno dei miei pantaloni preferiti. Come scarpe metterò queste Dunk, che sono
spezzano un po' e danno un po' di colore, hanno ancora dentro la carta, pensate un po', non le metto quasi mai, però in questo caso secondo me sono carine. Questa pelliccia di Misguided che è super super calda, quindi niente, proviamo. Sono vestita, come vedete, gli accessori sono gli stessi che avevo anche ieri. Questo è il maglioncino, mentre questi qui sono i pantaloni con anche le scarpe stavolta. Ieri non mi sembra di avervi fatto vedere le scarpe abbinate, però vabbè. E ora proviamo anche la pelliccia. Sembro un po' un orsetto, però almeno sto al caldo. Questa pelliccia è veramente super calda. Secondo me Misguided ha delle proposte per quanto riguarda le giacche, pellicce, eccetera, molto molto valide. Ora metterò anche la borsa dentro, qui ho l'iPad, che però è una semplicissima borsa grigia che non c'entra nulla, però vabbè. Ora metterò l'iPad qui dentro così possiamo andare. Allora, i miei look sono tutti molto semplici, quindi anche quello di oggi sarà molto easy. E metterò questo maglioncino di Stradivarius che è super carino sulle maniche, ha questo dettaglio, dopo vi faccio vedere. E questi pantaloni di Bershka che penso siano i miei nuovi jeans preferiti. Sono molto lunghi, però secondo me cadono abbastanza bene nonostante siano lunghi lunghi. E come cappotto devo ancora capire che cosa indossare, perché tanto andrò a lezione easy, quindi non sentirò neanche freddo. Qui questa è la magliettina, comunque sì, magliettina perché ho sbagliato prima a dirvi maglioncino perché non è per niente caldo, con questo dettaglio sulle maniche. Vorrei tanto farvi vedere i pantaloni, però non rendono. Quindi, pur di non rovinare l'immagine di questi pantaloni, vi metterò una foto di un'altra volta che li avevo indossati. Avevo fatto una foto allo specchio da un'altra parte e li rendono molto di più. Come scarpe andrò a mettere delle semplicissime Air Force e poi la solita borsa con cui vado in uni. Già che ci sono, vi faccio vedere anche l'outfit di sabato, siccome partirò presto. Così almeno non disturbo tutti quando appunto partirò. Metterò questi pantaloni in pelle di Bershka che mi piacciono un sacco. Sono a zampa sul fondo e sono felpatini dentro. Io di solito non soffro mai il freddo. Per me in città questi sono anche fin troppo caldi. E poi metterò questo maglioncino con il collo alto nero di Stone Island. E niente, è semplicissimo, è un outfit super semplice. Le scarpe sono dei boots bellissimi di Aloas, super comodi. Buongiorno, sabato, quindi terzo, quarto look. Ho indossato questo maglioncino nero, poi questi pantaloni neri in pelle, ho aggiunto anche una cintura e poi le scarpe che vi ho fatto vedere prima, che ora probabilmente non rendono neanche. Ora vi faccio vedere la pelliccia sopra che secondo me è super bella. Lasciate perdere i miei capelli, dopo li sistemo. Comunque questa qui è la pelliccia che avevo, carina, mi piace un sacco. E anche questa, come l'altra bianca, è super calda. Quindi non so che borsa mettere. Probabilmente andrò sul banale e non metto l'altra tracolla, quella per tenerla appunto a tracolla, ma questa qui semplice da spalla. Eccoci qui, nuovo giorno, nuovo outfit. Oggi è lunedì, ma non vi ho fatto vedere il look di domenica perché, come avrete visto su Instagram, ero in montagna. Sono partita sabato mattina e sono rimasta fino a ieri pomeriggio e mi sono dimenticata di portarmi un cambio, quindi gli unici vestiti che avevo sono quelli con cui sono partita e ve li ho fatti vedere nel look di sabato. Comunque oggi è lunedì, sono andata a lezione. Oggi outfit molto easy e praticamente dello stesso colore del tempo che c'è qui a Milano. Vi faccio vedere, non so come i miei capelli abbiano reatto più o meno alla pioggia, però li ho fatti anche un po' mossi. Riesco più a vedermi con i capelli lisci, però con questo tempo, con questa pioggia, non riesco a starci dietro al mosso, quindi lo faccio molto raramente. Oggi però ho cambiato gli orecchini. Questi cerchietti qua sono sempre dorati con delle piccole perline. Vi dico la verità, ne ho perso uno degli altri che uso sempre. Non so dove sia finito, quindi vabbè. Vi faccio vedere un po' gli accessori che avevo. Vabbè, accessori. Questo qua è il cappotto. È un cappotto grigio che ho preso da Stradivarius 2 anni fa. Raga, bellissimo, è super pesante, è anche abbastanza lungo, tiene molto caldo, quindi penso sia uno dei miei acquisti migliori in fatto di cappotti e giacche. Come scarpe avevo queste Nike, queste Air Force 1,
07 mi pare si chiamino, non mi ricordo. Comunque hanno il dettaglio grigio, quindi riprendeva i colori dell'outfit. E questa sciarpina sempre grigia di Gucci, che niente, tutto grigio oggi. Allora, vi faccio vedere il tutto prima senza il cappotto. Il maglione è di una lunghezza perfetta per questi pantaloni, perché arriva praticamente a filo con l'inizio. E sono entrambi di Missguided, se non sbaglio. Un tempo acquistavo un sacco, adesso è da un anno più o meno che non guardo più il sito, dovrei ricominciare a guardarlo. Ho messo questi pantaloni che mi vanno molto morbidi e secondo me sono molto carini e comodi. E poi appunto le scarpe come vi ho fatto vedere prima. Quindi questo outfit super comodo e per questo lunedì di pioggia. Ora metto la giacca e vi faccio vedere. Come borsa ne avevo una nera, giusto così per staccare un attimo. Ecco qua il risultato finale, come vedete il cappotto è abbastanza lungo, veramente oggi 50 sfumature di grigio e potete legarlo sia con questa cintura sia con i bottoni che ci sono. Oggi è martedì ed è l'ultimo giorno della nostra week in outfit, come vedete dietro di me c'è un nuovo arrivato, ma questa è un'altra storia, ne parleremo nei vlogmas. Sto ancora bevendo il mio cappuccino, però ho deciso di iniziare a pensare come vestirci oggi, perché oggi proprio non ne ho idea. Nonostante avessi pianificato alcuni look, oggi zero idee. Allora, per oggi mi è venuta questa brillante idea di mettere questo maglione. Era un outfit che avevo già creato, però l'ho reso un pochino più adatto alla stagione. Ho messo questo maglione che è abbastanza pesante, con questa gonna di Opolli che deve essere stirata prima, quindi la stirerò. Quindi adesso vi faccio vedere, poi la vado a stirare e con questo blazer che non è caldissimo, però abbinato al maglione ci sta. Ok, ho indossato sia il maglione che la gonna. Come avevo detto, il freddo è abbastanza relativo, quindi non è un problema vestirmi così, cioè non penso di aver freddo. E gli stivali sono di pull, non so se l'ho detto. Questo invece è il risultato finale con il blazer. Questo era l'ultimo look di questa week in outfit, spero vi sia piaciuta, se è stato così lasciate un thumbs up, se non siete iscritti mi raccomando iscrivetevi, vi aspetto anche su Instagram e su TikTok, come al solito trovate i link nell'info box. Se avete visto il video fino alla fine commentate con un emoji arancione, così a caso, e noi ci vediamo mercoledì prossimo con il primo vlogmas. Un bacio e a mercoledì!